Niente male, Ivo, eh? Non pensarci nemmeno. Ah, era tanto per dire. A noi non interessano certe cose. Ragazze, vi avviso che se state pensando a Ivo, perdete tempo, perché anche se non sta più con Valentina, vedrete che presto sarà mio. Scusate, di che state parlando? Prima noi avevamo iniziato un discorso, ma poi è arrivata Caterina. Sì, però ti ho già detto come la penso. Sì, tu me l'hai detto, ma l'unica cosa che so è che mi piace molto. Ma che cosa vi è successo? No, non può essere! Non è possibile, è solo una gatta! Allora sei innamorato di lei? Certo, cos'è che non ti è chiaro? Per quale motivo non state più insieme? Perché è ossessionata dalle stupidaggini che le mettono in testa, tipo che non possiamo stare insieme, ecco. Però niente, non so perché vi dico queste cose. Basta, state fuori dalla mia vita privata. Ciao. Ciao. Cos'è, si è arrabbiato? Sì. Sì, solo un pochino, però. Io lo conosco, è buono, gli passerà. Ragazzi, mi dispiace molto interrompervi, ma purtroppo devo darvi una brutta notizia. Cos'è successo? Dai, dai! Ora vi dico, mi hanno appena detto che Miranda è molto malata e sta delirando per la febbre alta. Ma come sarebbe? Si è aggravata all'improvviso e non sanno perché. Ah, non può essere, non sanno che cos'ha. No, purtroppo no. Però anche da qui possiamo darle la forza per farle superare questo momento. Ah, sì, sì, certo. Hai ragione. D'accordo. Sì. Mi dispiace. Ciao, ragazzi. Che succede? Che succede? Parlate! Felipe mi ha chiesto se potevo lasciarlo da solo con Miranda ed è lì con lei. Che? Come? Dai, Miranda, non lasciarci, Miranda. No, Miranda, non lasciarci, Miranda. Miranda! Che succede? Che succede? Miranda! Non può essere. Può essere. Non può essere. Siete tutti qui? Perché ti vogliamo bene. Questo è un miracolo. È un vero miracolo. Sì, un miracolo di Felipe. Ma che cosa le ha fatto? Le ho solo
trasmesso energia positiva. E per fortuna stavolta ha funzionato. Come si fa a fare questo? Ci si allena. No, non le credo. Per me lei è un supereroe coi superpoteri. Mi voglio alzare. No, sei ancora troppo debole per alzarti, figlia mia. Ma io mi sento molto meglio. Prima i medici devono visitarti. Diteglielo anche voi. Sì, è vero. Che ci fate qui dentro? La paziente non può ricevere visite. Chiami il medico, gli dica che mia figlia si è svegliata. Lo chiami, gli dica che si è svegliata. Che possiamo fare per aiutare Miranda? Non so cosa dirvi, ragazzi. Quello che possiamo fare è inaugurare la messa per ragazzi bisognosi e chiamarla col suo nome. Sì, Diego mi ha detto che la mensa sarà intitolata a Miranda. Sì, è vero. Sì, ce l'ha suggerito il professore di musica. Mi sembra un bel modo per essere coinvolti in quello che sta succedendo. Sì. Dimmi, Candy. Possiamo raccogliere dei fiori per mandarli a Miranda. Certamente, Chiara. Possiamo anche scriverle una lettera tutti insieme. Sì. Bene, appena i vostri regali saranno pronti, dateli a me e io mi incaricherò di farglieli avere. Okay. D'accordo, sì. Felipe, volevo ringraziarla per quello che ha fatto. No, non devi ringraziarmi, Luna. Credimi, l'ho fatto col cuore. Lo so, gliene sarò grata per tutta la vita. Felipe, ascolti, io non so che cosa ha fatto, però grazie. Grazie mille. Di niente. Le ho solamente trasmesso energia e forza. Nient'altro che questo. Lo avrei fatto per chiunque ne avesse avuto bisogno. È come se lei avesse dei poteri. No, trasmettere energia è un dono che si apprende. Io ho avuto la fortuna di avere un gran maestro. Non sempre funziona, purtroppo. Beh, però stavolta ha funzionato. È che Miranda è una ragazza molto speciale. Mamma, che dicono i medici? Non ci posso credere. Dicono che è impossibile che sia successa una cosa del genere. Ancora non riesco a credere che Miranda stia bene. Comunque adesso hanno detto che le faranno una serie di analisi per assicurarsi che sia guarita. Anche se posso garantirle che sua figlia è veramente guarita. Sì, Miranda adesso è sana come un pesce. Aspetta, Luz, aspetta, che ti prende? Perché fai così? Perché non vuoi darmi un bacio? Perché no? Ascolta, Luz, non so cosa senti tu, ma io per te provo qualcosa di molto forte che non riesco a spiegarmi. Ma mi piace, è meraviglioso. No. No, Martin. Non è possibile. Lo sta accadendo, veramente. E adesso che cosa faccio? Come farò a ritornare me stessa? Non posso nemmeno parlare. Chi può salvarmi da questa situazione? Sì, maestro, sì. Anche se lei non ci crederà, questa incapace è riuscita a sistemare le cose in modo perfetto. La vuole smettere di agitarsi e lasciarmi parlare in pace? Va bene, va bene. Ascolta, Rita. Ora dobbiamo mettere in atto la seconda fase del piano. Ah, ho capito. Lei si riferisce al matrimonio tra Renata e Alessio. Basta, la smetta, la faccia finita. Non lo vede che sto parlando? Mi lasci in pace, stia un po' ferma, santo cielo. Esattamente, Rita. Aia. Maestro, sono così felice. Grazie, non so come ringraziarla, dico davvero. Renata, mi restituisca immediatamente il telefono, me lo dia. Esattamente, Renata, ma ora devi entrare in azione. Sì, certo, farò come dice lei, maestro. Tuttavia, c'è una cosa che mi preoccupa. Che cosa? È Luna che mi preoccupa. Non so come posso fare per togliermela dai piedi. A questo lascia che ci pensi io. Ogni cosa a tempo debito. Per ora accontentati che tua sorella non ti darà più nessun fastidio. Bene, basta, mi dia subito questo telefono. Signor maestro, mi sente? Mi ascolti bene? Vuole che io e Renata facciamo qualche altra cosa? Aspettate che vi dia istruzioni. Nel frattempo cercate di stare molto attente quando incontrate la gattina bianca. Potrebbe dimostrarsi molto aggressiva. Ah,
No, sì, certamente, maestro. Comunque lei non si preoccupi. Se la gattina si comporta male, che so, mi compro un cane. Come sta? Beh, francamente non riesco a spiegarmi quello che è accaduto. Qualche ora fa Miranda stava molto male e invece adesso il suo cuore è di nuovo forte e sano. Vi giuro che sono totalmente disorientato. È stato possibile grazie a quel signore. No, beh, ecco, non è andata proprio così. È stato possibile grazie a Miranda, che è una ragazza molto amata. Tutti noi abbiamo pregato perché si riprendesse. No, no, dice così perché è molto umile, però è lui che ha fatto il miracolo. No, no, Victoria, no, non è così. Io ho solo fatto da tramite per canalizzare il desiderio di tutti voi. Nient'altro che questo. Non tutto ciò che esiste si può vedere. Ci sono forze invisibili che non per questo sono meno reali di quelle che si possono vedere e toccare. Sono d'accordo. Quando mi capitano casi di questo tipo, come medico mi rendo conto che esiste una forza superiore, che va al di là di noi stessi. Possiamo chiamarla Dio, energia positiva o come vi pare. Qualcosa di trascendente, un miracolo direi. Dottore, per favore mi dica che mia figlia si riprenderà completamente. Beh, prima dobbiamo attendere i risultati delle analisi, ma se mi permette, secondo me è completamente guarita. Fantastico. Felipe, grazie. Scusa, ma perché ridi? No, è che mi sembra buffo che tu mi dica che siamo parenti. A me non sembra buffo, invece. Luz, anche se apparteniamo alla stessa famiglia, non vuol dire che siamo parenti. Tu sei nata negli anni 50 e io negli anni 80, più di 20 anni dopo. Va bene, però io... abbiamo lo stesso cognome, in fondo. Non lo so, ma... non ne abbiamo mai parlato, ma è probabile che io conosca i tuoi genitori. Magari sono amici miei. Il fatto di avere lo stesso cognome non significa niente. Vedi? Non lo so, io non la penso così. Luz, ma qual è il problema? Non sei mia sorella, non sei neanche mia cugina. Non c'è nulla che ci impedisca di innamorarci. E poi, tu mi piaci davvero, e molto. No, ascolta, io... Io ho paura. Di cosa? Di cosa hai paura? Non lo so, è troppo strano. Non mi è mai capitata una cosa così. Non posso. Felipe! Felipe! Diego. Allora, come sta Miranda? Sta molto meglio, sta molto meglio. Ricordi che mi avevi chiesto se potevo fare qualcosa per lei? Sì. Bene. Miranda è completamente guarita. Sapevo che saresti riuscito ad aiutarla. Sì, beh, non è che abbia fatto poi molto. In realtà non è stato difficile. Ma andiamo, non essere modesto. Non si tratta di modestia, è che stavolta ha funzionato. Stavolta sono riuscito a trovare dentro di me... l'energia di un amore d'altri tempi. Un amore d'altri tempi? Sì. L'amore che provo per Luna. È questo, capisci? Perfetta, perfetta. Perfetta. Ragazzi, ma questo è un miracolo. Perché ridi, Toto? Per quello che ha detto Giulietta. E che c'è da ridere? Rido perché hai ragione. È davvero un miracolo. Non capisco. Un miracolo che ha prodotto Felipe con i suoi poteri. No, no, un momento. Felipe ha dei poteri? Sì, io credo di sì. Bene, ragazze, ci vediamo più tardi, eh? Aspetta, dove vai? A comprare un regalo per far felice la ragazza più bella del mondo. La mia ragazza. Poi tornerò a trovarla. Ci vediamo dopo, ragazze. Va bene, a più tardi. Sembra davvero molto felice. Eh sì. Come fa a non esserlo? Miranda per fortuna sta bene. Quindi suppongo che ora tornerà tutta la normalità, no? Tutto come era prima. Ascolta, Serena, lo so che te l'ho già detto 1.000.000 di volte, però devi toglierti dalla testa Toto, basta. Sì, dovrei davvero provarci. E magari innamorarmi di un altro. Era ora. Alessio sa quello che provi per Luna? No, no.
quando ha visto il medaglione e ci ha trovato la foto di Luna, io gli ho mentito. Gli ho detto che era Eugenia, una donna che le somigliava molto. E ti ha creduto? Sì, penso di sì. Immagino che sia difficile credere che Luna era il mio amore in un altro tempo, no? Beh, è difficile anche per me. Diego, io vorrei chiederti di mantenere segreta tutta questa storia, va bene? Perché se Alessio lo scoprisse, questo complicherebbe ancora di più le cose. Di più? Luna continua a tempestarmi di domande. Sospetta qualcosa? Non è che sospetti qualcosa, è che sta cominciando a sentire di nuovo quello che una volta provava per me. Va bene, sta pure tranquillo, so mantenere un segreto. Bene, io vado a cercare il medico, ok? Possiamo parlare? Volevo solo chiederti scusa per tutte le cose che ti ho sempre detto. Mi dispiace tanto di averti detto quelle cose, sai, ero disperata e Miranda è la luce dei miei occhi e la mia vita. Posso capirla perfettamente, Victoria. Ti ho detto delle cose orribili. Ti ritenevo responsabile per situazioni e cose delle quali tu non avevi nessuna colpa. Mi dispiace. Puoi perdonarmi? Sì, certo che la perdono. Lo sapevo che eri una brava ragazza, l'ho sempre saputo. Sei molto più forte di me. Penso che Miranda non potrebbe avere una sorella migliore di te. Sei meravigliosa, sei una sorella meravigliosa. Grazie. Certo che lei piange molto. Sì, un po' troppo. Lei è una mamma fantastica. Miranda deve essere orgogliosa di avere una mamma che ha un cuore tanto grande come il suo. Le analisi sono perfette. Questo vuol dire che possiamo riportarla a casa, vero? Sì, domani la dimetteremo. E possiamo andare a trovarla? Certo, sì. Su, vai. No. Va da lei, Luna. Coraggio. Va da lei. Più separarci. Te lo prometto. Da ora in poi staremo sempre insieme. Sempre. Me lo prometti? Te lo prometto. Dai, venite, andiamo! Guarda che carino questo. Ehi, eccoci. Guarda che bello. Accidenti, è venuto proprio bene. Siete davvero bravi. Allora che cosa? Ah, per favore, visto che ti dicevo. Pensa, Mira, come è venuto? Va bene. Tu? Vogliamo metterci al lavoro? Io ho portato le tavole, eh. Ce la faremo. Ah, bravissime. Ottimo lavoro. Congratulazioni, ragazzi, è venuto benissimo.
Così si fa. L'azione contro il dolore. Azione contro le avversità, mi piace. Sì, ragazzi, agire è l'unica soluzione possibile. Che bello. Ragazzi, ho una buona notizia da darvi. Wow. Che è successo? Miranda è fuori pericolo. Scusi bene, tesoro, capisco che lei è molto contenta, che va tutto bene, però non può farsi tradire dal subconscio. Adesso non c'è spazio per gli errori. Un errore potrebbe essere fatale. Mi ha capito, Renata? Sì, Rita. No, no, d'ora in poi lei è... Eh? Lo sei là? Oh. Bene. Ha capito. Non ammetterà nessun altro errore. Devi essermi grata del favore che ti sto facendo. Sii intelligente, prudente. Se farai le cose per bene, riuscirai finalmente a sposare Alessio. Ah! Ha sentito, Rita? Finalmente sposerò Alessio! Sì, va bene, sì. La piccina è molto, molto contenta. Il desiderio non la tradisca. Parlando di desideri, signor maestro, io volevo dirle una cosa. Visto che lei ha questi enormi poteri, sto per sposarmi con Alessio. Avrei un piccolo favore da chiederle. Non sarebbe in grado di trovarmi un fidanzato? Ma vuoi proprio tutto? Il tesoro, il fidanzato? Vuoi anche un altro aspetto? Vediamo un po'. Potrai trasformarti in una scrofa. No, 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 signor maestro, no. La ringrazio moltissimo, ma io sto bene così. Sto per sposare. Io per poco non divento una scrofa, su, forza. Sì, al lavoro. Sì, sì. Salutiamo il maestro. Pronto, sì, vorrei fissare un appuntamento con lei, per favore. Benissimo. E legge anche la mano? Ah, i fondi del caffè, di che si tratta? È utile? I fondi del caffè. Ah, bene, mi prenoto. Perfetto. Bene, e quanto mi potrebbe costare il tutto? Il quadro astrale, il colloquio personale, tutto il resto, sì. Ah, benissimo, allora ci vediamo lì, molte grazie. Ho capito bene? Vuoi conoscere il tuo futuro? No, il futuro della mia relazione con Ivo, più che altro. Ma davvero sei convinta che qualcuno possa dirti quello che capiterà? Non lo so, so solo che mi sento abbastanza insicura ultimamente. E se è vero che c'è un'altra donna nel suo destino, io preferisco saperlo una volta per tutte. A me sembra che non abbia molto senso quello che stai facendo, però ecco. No, no, se è vero che è Gaia la donna della sua vita, io... Nessuno può dirti quello che capiterà. Né una cartomante, né un'astrologa, né una meteorologa, nessuno. Tutte le risposte che stai cercando sono qui, nel tuo cuore. Non ho mai lavorato tanto in vita mia. Mi fa male la testa, la schiena, tutto. Tu non hai mai lavorato in vita tua, in realtà. Ah, sì? E tu, invece? No, certo, nemmeno io. Io sono distrutto. Mi sento come se mi fosse passato sopra un camion con rimorchio. Non vi sembra di stare esagerando un po'? Ti assicuro che non esageriamo per niente. Ma andiamo, ragazzi. Non posso credere che vi stanchiate così presto. Beh, spiacente di deluderti, ma noi siamo così. Dai, non venirmi a dire... Scusa che... tanto. Dimenticavo che a voi non si può dire niente perché siete perfetti. Non è vero, non siamo perfetti, Martin, però... Martin, hai ragione. Non siete perfetti. Non si tratta di essere perfetti o no. Noi siamo come siamo e non ci sembra affatto male. Però io penso che potresti... Senti, Martin, quello che pensi è meglio che non lo dici. Tu dovresti solamente guardarti allo specchio. Perché a tutti accadono cose belle e brutte. Perché dici questo? No, niente, così. Andiamo. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Forza, andiamo. Perché Paul ti ha risposto in quel modo? Non ne ho la minima idea. Mi piace tanto impastare perché mi aiuta a scaricare tutta la rabbia che sento dentro. E a che cosa è dovuta la tua rabbia? Ah, niente di importante. Invece raccontami di te, come va con Martin? Qualche novità? Sì, in un certo senso è così. Che è successo? Raccontami. Ha cercato di baciarmi. 2 volte. E tu che hai fatto? L'hai baciato? No, Gaia, l'ho respinto. Come sarebbe che l'hai respinto? Non capisco, o sei tutta matta o hai una forza di volontà incredibile. Ti ho già spiegato come stanno le cose con Martin. Sì, me l'hai spiegato, però... Che pensi di fare, Luz? Non riesci a togliertelo dalla testa? Niente, non farò niente a parte tirarti la farina addosso. No! Se vuoi ti aiuto a impastare. Dammene un pezzettino. Attenta, no! No! Quante cose ci siamo perse in questi anni. Perché invece non pensiamo a tutte quelle che cominceremo a condividere da ora in avanti? Hai qualche foto di noi due insieme? Vorrei vederle. No, ne ho una sola.
tu eri appena nata. E io ho una bambina molto piccola. Certo. E non hai più avuto mie notizie per molto tempo. Quando sono diventata grande, ho cominciato a indagare cercando di trovarti. E adesso... Immagino quello che devi aver sofferto prima di incontrarmi, Luna. Sì, ma alla fine ti ho trovata. Ora sei qui con me. Ti voglio bene. Anche io. E abbiamo molte cose da raccontarci. Sicuramente avrai avuto un'infanzia meravigliosa e avrai vissuto migliaia di avventure. No, non credere, non sono molte. Sono sempre stata una bambina incorreggibile e annoiata. Ah, bugiarda, non ci credo. Permesso? Allora, non c'è un abbraccio anche per me? Perdonami, però no. Non fraintendermi, non è che non voglia. Ma non posso comportarmi come se tutto questo non fosse accaduto. Sì. Se non vi dispiace, vorrei restare un momento sola con lei. Sì, sì, noi andiamo. Sta tranquilla, mamma. Va bene. Abbiamo fatto bene a dire ciò che pensiamo a quei presuntuosi. No? Sì, soprattutto perché pensano di essere dei geni e che noi siamo una massa di incapaci. Secondo loro prima il mondo era migliore. Però secondo me il mondo prima era solo diverso. Certo che era diverso, perché se fosse stato migliore oggi le cose sarebbero molto cambiate, o no? Beh, io credo che alla gente accadano sempre le stesse cose, oggi come allora. E è per questo che hai risposto a Martin in quel modo prima? Sì. Sì, però sembrava che sapessi qualcosa di lui che non volevi dirgli. Io? Tu. Che coincidenza. Lo sai che anch'io ho avuto la stessa impressione? Ma piantala. Tu sai qualcosa, vero? Sì, tu sai qualcosa. Io? E che dovrei sapere, no? Gliel'ho detto così per dire, se... Sono davvero tanto felice per te, Luna. Sono così contenta, papà. Non sai quanto è stato bello. Ci siamo abbracciate, mi ha fatto un sacco di domande. È stato meraviglioso. Che bello. Hai visto che prima o poi nella vita le cose arrivano, eh? Però mi sembra strano quello che mi hai raccontato di Felipe. È una cosa un po'... Sì, beh, Felipe è un personaggio abbastanza strano. Strano? Come puoi dire che è strano? È una persona che ha fatto l'impossibile affinché Miranda potesse guarire. Ok... Ok, va bene, non mi sembra il momento di parlare di questo. Ho del lavoro da fare al collegio, puoi accompagnare tu la mamma più tardi? Non preoccuparti, ci penso io. Bene, grazie. Aspetta, ti sei arrabbiato? No, sta tranquilla, ne parliamo dopo. Credo che sia geloso, dovresti stare un po' più attenta. Ma papà, non posso stare sempre zitta per paura che Alessio diventi geloso. No. E poi non ho detto niente di male. Va bene, sai tu quello che fai. Guarda che cosa ho qua, i biglietti di auguri che i ragazzi hanno fatto per Miranda. No. Ulisse, Raul, Paul. Sarà contenta quando li vedrà. E Victoria? Ecco Miranda. Sì, non so quello che si stanno dicendo, però Miranda è molto arrabbiata. Io non ti posso perdonare. Tu avevi un problema di salute e io non avevo il coraggio di dirtelo. Era un problema molto grave. Lo sai che questo non giustifica ciò che hai fatto. Avevo paura che ti accadesse qualcosa, infatti è accaduto, hai visto? Guarda come stai. È una scusa, mamma. Sono tutte scuse, lo sai. No, Miranda, no. Non sono scuse. Non sei neanche riuscita a dirmi che Luna era mia sorella. Mi hai nascosto che Alessio era tuo figlio. Quanti siamo? Avrò mezza dozzina di fratelli sparsi in tutto il mondo. Miranda, non parlarmi così. Mi fa male sentirti dire queste cose. Anche tu mi hai fatto del male. Me ne hai fatto tanto. Eri mia amica. Io sono tua amica e lo sarò per sempre, Miranda. La mia complice. Non posso credere che tu abbia fatto questo. Pensavo che fossi sincera. Victoria, tu non sei la persona che credevo che fossi.
Ma sì che lo sono. Sono la persona che è sempre stata al tuo fianco, Miranda. La persona che ti ha cresciuto. Non chiamarmi Victoria, perché così mi fai soffrire. Smettiamola di farci del male. Sono la mamma. Sono la tua mamma. Parleremo di questo in un altro momento. No, adesso. Per ora non voglio più parlare con te. Vattene. Lasciami sola. Questo è il posto ideale per l'orto. Sì, però dovrà essere un orto biologico. Non dobbiamo utilizzare né fertilizzanti chimici né pesticidi. Biologico? Okay. Sì, un orto biologico. Ah, già, ai tuoi tempi non esistevano. No, sto imparando un sacco di cose. Sì, vero? Beh, prendi nota, Avril. Carote, lattuga, pomodori, zucchine, ravanelli. Ciao. Come va, ragazze? Tutto bene? Era ora, alla fine sei arrivata. Ben alzata. Che vi prende? Va tutto bene? Sì, è solo che abbiamo lavorato tutto il giorno e siamo molto stanche. Abbiamo imparato a fare il pane, l'abbiamo impastato. Che ora bello. Stiamo imparando a coltivare un orto biologico, no? Te lo sei perso? Sì, sì, però il fatto è che io non sono un'alunna del collegio e quindi ho altri orari. Certo, hai altri orari. Guarda che non sono scema, non sono nata ieri. Tu ti stai inventando solo delle scuse, perché invece quando si tratta di suonare col gruppo hai sempre tempo, o no? Sì. No, che bella gattina. Vieni in braccio a Gaio, amore. Ah, con te sta buona. Probabilmente si è resa conto che ho paura dei gatti. Può darsi? Sì. Maledetta gatta. Ma com'è strana Lucilla, però. Devono essere tutti così in famiglia. Non sapete quanto sia strana Renata, la sorella gemella, un vero demonio. Va tutto bene, gattina? Anche tu sei un po' strana, no? No? Non so proprio come fare perché Miranda cambi il suo atteggiamento. Vedrà che lo cambierà, stia tranquilla, Victoria. È ancora molto presto, deve avere pazienza. Per favore, non pianga. Faremo di tutto affinché possa recuperare il rapporto che aveva prima con Miranda. Sì, perché Miranda le vuole molto bene. Lo so, Toto, ma non posso sopportare di vedere come mi tratta. Su, adesso non pianga più, per favore. Asciughi queste lacrime. Andiamo a mangiare qualcosa, eh? È tutto il giorno che è a digiuno. Grazie, Guzman, ma non posso, non ho proprio fame. Coraggio, venga con me a mangiare qualcosa, su. Bene, io scendo insieme a voi e approfitto per andare al collegio. Bene, Toto, dai tu i regalini a Miranda. Li hanno fatti gli alunni della Mastery. Victoria, sì? Cerchi di stare tranquilla, che prima di quanto pensi, lei e Miranda tornerete ad avere lo stesso rapporto che avete sempre avuto. Ciao. Senti, io mi fido di te e ti ho detto una cosa super importante che nessuno deve sapere. Ma io non ho detto niente. Sì che l'hai detto. Che ho detto? Hai detto che prima di parlare dovevo guardarmi allo specchio. L'ho detto solo perché ero arrabbiato e poi nessuno ci ha fatto caso. Non mi sembra così però grave. Però Alessandro si è insospettito e mi ha chiesto il perché della tua risposta. E se viene a sapere qualcosa per me si complica tutto, capisci? Non lo verrà mai a sapere. Io so mantenere un segreto. Sarò anche un ragazzino incorreggibile, ma non sono un pettegolo. Sta tranquillo, puoi fidarti di me. Aspetta, non così. Più in basso. Vediamo che effetto fa. Ecco, ci siamo. Sì. Un po'. Bene. Ci sei? Perfetto. Ok. Andiamo. Siamo grandi. Beh, carino. Ottimo, ottimo. Sì, Diego? Vediamo un po'. Molto bene. È venuto bene. Diego, bene. Ci sono novità? Si sa qualcosa riguardo alla commedia musicale? No, ancora no. Con tutto quello che è accaduto qui nel collegio, vi confesso che non ho avuto tempo di pensarci. Beh, Diego, potremmo anche farlo qui, nell'atrio del collegio. Sì, potrebbe no, essere. No, 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 vorremmo fare le cose un po' più in grande. Beh, allora continueremo a cercare un teatro, è l'unico faremo modo. Faremo così, eh? Sì, è la soluzione migliore. Continuiamo a cercare, vediamo. Diego, meno male che l'ho trovata. Salve. È venuto proprio bene. Senta, Diego, le volevo chiedere una cosa. Sì. Riguarda suo zio Felipe. Che ha fatto? Non lo so, ci sono alcune cose di lui che non mi convincono. In particolare l'atteggiamento che ha nei confronti di Luna. Lei ne sa qualcosa?
No, mi sorprende quello che mi dice. Beh, allora se sorprende lei che è il suo confidente, vuol dire che è solo una mia fantasia. Non parliamone più. I ragazzi hanno fatto proprio un bel lavoro. Ok, supponiamo che io provi qualcosa per te. Prima dimmi che cosa provi tu. Va bene, ti dico cosa provo. Basta. Basta, Luz, devi smettere di pensare a lui. Non pensare più a Martin. Chi è? Martin, che ci fai qui? Niente, è solo che non riesco a non pensare a te. No, aspetta, è pericoloso, non puoi stare qui. Non mi importa. Luz, sono Alessandro, ci sei? Un biglietto a forma di cuore, una foto a ricordo. Oh, che meraviglia! I ragazzi mi hanno fatto proprio dei regali bellissimi. Già, si nota che li hanno fatti con tanto amore. Sì. Peccato che non li rivedrò mai più. Miranda, io non capisco quello che dici. Toto, ho bisogno che tu mi aiuti. Sì, aiutarti a fare che cosa? Voglio andarmene di casa per sempre. Diamo inizio al piano del maestro. Signor maestro, oggi è il grande giorno! Pronti? Partenza! Via! Silenzio! Silenzio! Concentratevi! Non posso perdermi nessun dettaglio. Ci sono telecamere in tutto il collegio e non voglio perdermi nulla della vita di Alessio e dei suoi compagni. Ah, adesso ho capito! Sarà come un reality show della Mastery School. Mi è appena venuta un'idea geniale! Perché non lo vendiamo? Sarebbe un successone, un vero affare, eh? Rita? Che c'è? Non è il momento di pensare agli affari. È arrivato l'amore, l'amore si rende conto, è arrivato! Silenzio! Ascolta, Renata, tu dovrai essere come Lucilla, sempre disposta a consolare il povero Alessio. Ah, non sa che sacrificio dovrò fare. Tranquilla, tranquilla, tranquilla. Bravo, così, bene, bene. Vai pure da quella parte. Luna. Sì, avanti. Permesso. Volevo ringraziarla per ciò che ha fatto. Beh, credevo che mi avessi già ringraziato. Avevo bisogno di vederla un'altra volta e abbracciarla. Posso? Certo. Quando l'abbraccio sento qualcosa. Cosa esattamente? È una sensazione come se. Se già ci fossimo abbracciati in passato. Ma questo è impossibile perché. Non lo so, non capisco. Chi è lei? La mia fidanzata le ha fatto davvero una bella domanda. Perché non ci racconta chi è veramente?